Ciao a tutti, oggi io vi farò vedere come si fanno a fare dei cuoricini con il würstel oppure con il mandarino. Allora, che possono servire anche per merenda, una piccola merenda, oppure per anche colazione, per un pranzetto, anche come dessert per la cena. Intanto prendete un würstellino piccolino di questa larghezza e lo tagliate obliquamente, cioè per questa linea. E poi li unite e viene un cuore. Prendete un bastoncino e lo mettete nel mezzo o anche qui oppure come volete voi. Ecco fatto. Poi ne prendete un altro e fate lo stesso procedimento, tagliandolo obliquamente e poi unendoli. Questo qui mi è venuto un po' male, vabbè, non importa. Ecco fatto. Facciamo ancora un altro cuoricino e si fa lo stesso procedimento. Si taglia obliquamente, così. Si mettono uno obliquamente. Ecco, un po' meglio, diciamo, sì. Potrebbe andare anche bene. Poi si infila e si mette nel mezzo. Ecco fatto. Se volete potete metterci anche il ketchup. Io ce lo metto. Ecco fatto. Poi prendete altre due fette di mandarino e li tagliate obliquamente come giuste. Allora, così. Ecco. Guarda. Non più spero in contrario. Così. È venuto bene, abbastanza bene. Poi li infilate come il giuste. Ecco così. Voilà, tanti cuoricini da mangiare. Poi ho inventato, diciamo, un modo per fare un fiore. Dato che oggi è il primo giorno di primavera, ci andrebbe proprio bene. Prendete, dato che oggi è il primo giorno di primavera, non andrebbe male un fiore da mangiare. Ma non un fiore, un fiore fatto da me con il cibo. Allora, prendete una fetta di cetriolo e una fetta di carota e poi tagliate alla carota due fettine di due triangolini in cima, così. Ecco, che viene i petali del fiore e poi le foglie. Prendete un bastoncino, ci mettete le foglie ecco così e i petali. Le mie opere d'arte. Ecco le mie opere d'arte. Saluti e buon appetito.